Sei un'inclusione, quindi se non ci chiamano dobbiamo presentarci. Sì, sì, perché se non ti presenti ti sospendono, perché ti ricordo che 120 giorni decorrono dal momento in cui tu hai sottoscritto il PAD. E se tu sei stato fra i primi che hai sottoscritto il PAD il 18 dicembre, chiaramente ormai siamo gli sgoccioli, perché passati 120 giorni, tac, sei sospeso e rientri in quel limbo di persone che poi dovranno correre per cercare di capire quando ti faranno questa analisi multidimensionale e che IMSS andrà poi a sbloccare la tua ADI. Quindi sostanzialmente, siccome già lo sapete e vi ho avvisato da quando è uscita la circolare 105, attivatevi. Quando vi recate dagli assistenti sociali vi dico: no, ma vi dobbiamo chiamare noi. No, amico mio, no, non funziona così. Se voi non mi contattate, io ho l'obbligo e l'onere di presentarmi, perché sono IMSS. A me sospende l'assegno di inclusione. Quindi cosa fare? Invia una PEC dove dici: lunedì mi presento e vengo alle 3 da voi. Chiaramente verificate che siano orari d'apertura del servizio sociale di vostra competenza. Vi presentate lì, vi diranno: no, ma noi non possiamo riceverti perché dobbiamo prenotarvi. Ok, datemi la prenotazione, ti chiamiamo. Ok, torni a casa e invia una seconda PEC. Oggi sono venuto, non mi avete contattato, non mi avete fatto entrare, non mi avete ancora dato l'appuntamento. Se non mi date l'appuntamento entro 5 giorni, io ritornerò da voi giorno X a tale ora. E dovete fare così e mettere anche a conoscenza IMSS, perché questo vi permetterà di non vedervi sospeso, perché voi dovete far sì che vi presentiate, poi dopodiché è omissione d'atti d'ufficio da parte di qualcun altro e non è più problema vostro. Quindi ora lo sapete, seguitemi, ciao.